Siamo con Alessandro Chipinti del sindacato scrittori. Anche gli scrittori in piazza, non solo i giornalisti. Assolutamente sì, la legge che è in discussione riguarda tutti. La domanda che noi ci poniamo, che cosa succederà? Bruceranno i libri in piazza? Ovviamente la questione dell'intercettazione riguarda anche la scrittura e la pubblicazione di libri, libri che hanno un certo seguito e anche un certo incasso dal punto di vista economico. E cosa faremo di questi libri? Non verranno più pubblicati e scritti? E quelli che già sono presso le librerie e nelle biblioteche verranno poste sotto sequestro e bruciate in piazza? Questa è una domanda che ci riguarda e ci interessa tutti. La libertà di essere informati e di cultura parte anche da questo. Quindi gli scrittori in piazza ora e sempre. Questo governo attacca la libertà di stampa, ma anche taglia tutto sulla cultura? È iniziato tutto con la riforma Gelmini che riguarda scuola, ricerca, università, e noi ovviamente eravamo insieme ai gruppi dei docenti e agli studenti. Si è esteso i tagli a tutto il mondo della cultura, cinema, teatro, danza e l'editoria. Quindi inevitabilmente sembra esserci una strategia che voglia punire a tutti i costi il mondo della cultura in genere, il mondo dell'informazione, e anche con questo disegno di legge le vengono legate le mani a magistrati e polizia. E dire che questo governo aveva fatto della sicurezza un suo cavallo di battaglia, e questa la loro sicurezza? Beh, cittadini, stiamo molto attenti. Vogliono un popolo più ignorante per dominare meglio? Assolutamente sì, un popolo ignorante è più facile da controllare. Il pensiero ovviamente fa paura, la cultura fa paura. Noi scrittori, noi giornalisti, noi intellettuali e artisti siamo sempre la coscienza critica del potere, di qualsiasi tipo di potere, e allora in modo particolare oggi facciamo paura, e allora dobbiamo essere puniti. Grazie.